Ci ho pensato un po' su nello spogliatoio, abbiamo pure parlato. Una squadra come la nostra, comunque, che deve vincere, non può, non, credo che non può fare un primo tempo del genere. Abbiamo fatto veramente male. Non siamo riusciti mai a superare l'episodio negativo del gol. Poi, vabbè, è stato comunque un susseguirsi di errori. Fortuna la reazione del secondo tempo, l'unica, diciamo, nota positiva della giornata, ma comunque questo non basta perché bisogna fare molto di più. Ognuno di noi credo che deve fare molto di più, ecco. Emilio, con questi sono 6 pareggi casalinghi, insomma, un dato che pesa, soprattutto l'approccio alla partita spesso non è stato insufficiente. Come mai? Anche se poi magari mezzanotte viene alla vigilia e ci parla di una squadra comunque carica che lavora bene in settimana, cosa Sì. succede poi per tradurre sul campo? Comunque non so darmi una spiegazione perché durante la settimana lavoriamo spesso bene, invece molti primi tempi riusciamo a sbagliare. Probabilmente siamo un po', credo, superficiali. Penso questo perché ormai una squadra che deve vincere non può fare tutti questi pareggi, ecco. Quindi penso che la strada deve essere cambiata, non è colpa del mister, non è colpa di, è solo colpa nostra, perché comunque fra il primo e il secondo tempo la squadra non può avere due atteggiamenti, due modi di giocare così diversi, quindi la colpa è dentro di noi, ognuno deve ricercare dentro di sé, qualcosa in più, fare più sacrifici e più rinunce probabilmente, quindi, dobbiamo crescere, ecco. Meno 8 dalla Pistoiese, si può ancora credere. 8 punti non sono pochi, non sono poi così tantissimi, però se dentro di noi non scatta qualcosa, credo che non mi fanno paura gli 8 punti, fanno paura più il primo tempo di oggi mi fa più paura, ecco. Però come persona sono un positivo e i valori del gruppo, se riusciamo a migliorare e a crescere soprattutto in determinati atteggiamenti, io credo che possiamo fare da qua alla fine queste 12 partite sono per noi 12 finali, quindi possiamo crederci e lo dobbiamo fare a tutti i costi. Due tempi veramente opposti, non, così non era, insomma, sono quasi inspiegabili, sicuramente. Non, anche noi in spogliatoio, insomma, ci siamo guardati negli occhi, proviamo a capire il motivo, ma non è così semplice. Prima mezzanotte ai nostri microfoni, a quelli dei colleghi, ha fatto capire che avrà tra un po' un colloquio con la società per capire poi se ci sono di fatto i margini per proseguire insieme. Ecco, ti chiedo anche alla luce di questo, quante colpe ha questa squadra e quanto magari c'è dell'allenatore. Ah, sicuramente ci sono, le responsabilità sono anche della squadra, non solo dell'allenatore, quello lo dico tranquillamente. Sì, sono stato protagonista al primo tempo, volevo essere protagonista anche al secondo tempo quando ho sparato quella palla alle stelle. Poteva essere il 3-2. E niente, Arezzo sì, il secondo tempo ci ha messo sotto, è uscita per orgoglio, per determinazione, per la squadra che è, insomma, nel senso è un'ottima squadra, quindi lotta per il vertice, ci ha scacciato e purtroppo per noi ci ha raggiunto. Senti, vi aspettavate un Arezzo così remissivo nel primo tempo? Ovviamente merito anche vostro, però ecco una squadra che magari gioca in casa, che ha ancora un obiettivo di rimontare la Pistoiese, ve l'aspettavate così remissiva in difficoltà? Ma io voglio dire, rimessiva in difficoltà, forse per merito nostro, perché il primo tempo abbiamo corso dannatamente. Però avete visto voi come abbiamo appena calato noi, ci ha schiacciato lì in aria. Quindi, come abbiamo calato l'intensità, ci ha messo sotto. La qualità d'Arezzo sappiamo qual è, insomma. Sarei ipocrita se dicessi che non pensavo di fare il colpaccio, però dite ai miei giocatori quello che ho detto tra il primo e il secondo tempo. L'unico errore che non dovevamo fare era quello di tenere l'Arezzo dentro la nostra area perché hanno troppi colpitori e noi facevamo fatica a contenerli. Però ci sono stati 20 minuti d'Arezzo di una tale qualità anche a livello fisico, di una tale aggressività che l'inferiorità numerica non si è proprio vista. È evidente che il rammarico c'è, però al di là del grossissimo secondo tempo di Arezzo, io credo che noi avevamo avuto anche le occasioni per chiudere la partita sia sul 2-0 che sul 3-1, sul 2-1. Io l'ho letto, il primo tempo di oggi è stato veramente brutto. Perché secondo me ci sta anche di giocare male, però il primo tempo non c'eravamo proprio.
e poi un secondo tempo in questo modo l'Alma Bianca creando, pareggiando due gol, che non è semplice, quindi sicuramente questo non deve farci capire. E l'incontro, noi abbiamo sempre degli incontri, su questo è poco ma sicuro, ci confrontiamo spesso, più spesso di quanto la gente possa pensare, però credo anche che sia giusto guardarsi negli occhi, avere un incontro e capire da qui andare avanti la cosa migliore per Arezzo. Tutto qua. Facendo un'autocritica, tu dove pensi di aver sbagliato eventualmente in questa stagione? Ma gli errori si fanno. Una cosa è certa, tutto quello che ho fatto fino ad oggi e quello che vedremo se farò ancora è un discorso puramente di lavoro, di professione, dove io ho cercato sempre di dare il meglio in ogni momento, contestato, presa con me, sembra quasi che sbagliavano, se sbagliava qualcuno ero io che lo sbagliassi con tante chili, però tutto quello che ho fatto perché è un carattere forte, io sono un combattente, sono sempre stato, ecco perché anche il confronto con la società, perché a me piace combattere sempre, non credo mai che sia finita fino a che non è finita, e una cosa è che il primo tempo oggi non mi è proprio piaciuto, cioè noi oggi nella partita dovevamo improntare subito con quel ritmo che avevamo avuto il secondo tempo e poi se ne parlava, invece ne oggi no. Sesto pareggio in casa, ma soprattutto più volte nel primo tempo l'Arezzo, anche successo anche in altre partite, ha mancato l'approccio alla gara. Tu come te lo spieghi? Anche perché poi magari in settimana parli sempre di una squadra che lavora bene, che arriva bene all'appuntamento, però poi in campo non riesce a tradurre. Io fuori casa non succede, per assurdo. Quindi non credo che sia ancora una questione di gambe, perché di gambe in 10 contro 11 la partita non la riprendi, anzi concedi il fianco, ti uccidono, no? Invece non l'abbiamo ripresa, abbiamo avuto più riprese, la possibilità anche di fare il gol per vincere, e non è che non erano chiusi il secondo tempo, perché erano molto chiusi, quindi credo che sia una questione mentale, puramente mentale, non fisica, e questa questione mentale ci ha accompagnato probabilmente più volte, specialmente in casa, è questo che noi dobbiamo scrollarci di dosso, perché sennò è dura, questo va. Vale.